Sono qui, la vostra presenza così numerosa è la testimonianza più emblematica del percorso che abbiamo fatto in questi anni nel Partito Democratico. La vostra presenza così numerosa è la dimostrazione che il Partito Democratico è tornato protagonista nella vita politica della città di Avo. E il Partito Democratico da protagonista vuole giocare le prossime competizioni, lo abbiamo sempre detto. E adesso stiamo facendo l'ultimo miglio. Abbiamo scelto questa sede non a caso in questo luogo perché da qui possiamo vedere quello che è il nostro obiettivo, sapere che è alla nostra portata anche se ancora non l'abbiamo raggiunto. Ci separano solo 100 passi, 100 passi tra noi e il Comune, 100 passi tra il Partito Democratico e questa amministrazione. Dobbiamo fare solo l'ultimo sforzo, che è il più importante per riuscire a raggiungere questo obiettivo e tutti insieme dare alla città il cambiamento di cui ha bisogno. Adesso però pensiamo solo a questa festa, quindi io cedo con piacere la parola all'onorevole Fassino e poi facciamo un bel brindisi. Il circolo del PD qui ad Avola è importante per questo soprattutto, è stato ricordato, perché poi abbiamo un obiettivo anche locale molto preciso, quello di conquistare il comune, ma per conquistare il comune bisogna costruire il consenso nella città, avere un rapporto continuo e costante con le donne e gli uomini di Avola, con tutti i cittadini, con gli elettori, e quindi bisogna mettere in campo una grande mobilitazione quotidiana, giorno dopo giorno, perché i risultati elettorali si costruiscono con un lento lavoro che giorno dopo giorno sia capace di mettere insieme la gente e di farla identificare con degli obiettivi. Quindi questo serve a un partito. Bene che oggi noi inauguriamo questa sede, e questa sede è importante se sarà piena di gente, non solo gli iscritti al PD, ma deve essere una sede a disposizione dei cittadini. È un partito, è vitale se è a disposizione dei cittadini, e quanto più questa sede sarà a disposizione dei cittadini, tanto più sarà una sede importante per il PD. I cittadini che qui troveranno un luogo, uno spazio per venire a dire la loro, avranno verso il PD un atteggiamento di fiducia e di maggiore credibilità. Quindi, grazie e auguri alla sede.